Salve, adesso vedrete una scrittura automatica ai primordi in cui il soggetto scrive ancora le parole tutte collegate tra loro. Questo fenomeno è noto in psichiatria, di per sé non è considerato paranormale. Il soggetto in stato di sonnambulismo o di trance o di ipnosi, comunque in stato di allocoscienza, leggera o profonda, o anche in stato di veglia, scrive inconsciamente dando comunicazioni di vario genere. In psicologia questo fenomeno viene considerato una manifestazione dell'io inconscio. Il fenomeno assume aspetti paranormali allorché il soggetto scrive comunicazioni che si rivelino forme di chiaroveggenza, cioè da notizie che non può conoscere, di precognizione, cioè da notizie di fatti futuri che poi avvengono, di xenoglossia, cioè si esprime in una lingua a lui sconosciuta o comunica il pensiero di trapassati. In questi casi la scrittura automatica è ascrivibile alle manifestazioni ESP, sigla che in inglese significa Extrasensory Perception e che in italiano si traduce percezione extrasensoriale. La scrittura automatica è una forma molto diffusa di comunicazione con i piani superiori di esistenza, perché è una porta che permette a molti di mettersi in contatto con i propri cari trapassati. Al termine di questa scrittura, che come abbiamo detto è una delle prime, si vede lo strumento che giace stremato. Giovanna, perché tanta meraviglia per le diverse scritture, amica cara? Fra di noi c'è chi riesce a riprodurre la propria più o meno e chi si accontenta di mandarti i suoi pensieri, a seconda della tua predisposizione del momento e della capacità dello spirito che si presenta.